Mi chiamo Giuseppe, sono italiano e ho cominciato a danzare 10 anni fa, casualmente, per un coreografo italiano, Virgilio Sieni, che voleva conoscere alcune cose sulle persone non vedenti, aspetti del movimento. E da lì ho iniziato un percorso attraverso differenti tipi di danza, però sempre rimanendo, diciamo, vicino a quello di Virgilio. E poi mano a mano, anche da questo percorso, dopo diversi anni, tipo circa 5 anni o 6, sono arrivato a conoscere differenti altri artisti e anche compagnie che lavorano con persone disabili attraverso degli scambi internazionali, come quello che ci ha portato qui a Maastricht per il laboratorio. E da quel momento ho iniziato a lavorare anche in altri, diciamo, paesi fuori dall'Italia con altri coreografi, differenti. Il primo solo che ho fatto con Virgilio, che era Atlante del Bianco, ed era uno studio su come i colori influenzano il movimento e come poter spiegare col movimento un colore. E ci sono dei piccoli passaggi di questa performance in cui appunto era una stanza bianca, si ricreava uno spazio completamente bianco e veniva inondato di colore. E attraverso un colore particolare il movimento nella scena cambiava totalmente. Di poter accedere al fatto della danza, di essere un artista in generale e in maniera professionale alle persone che hanno disabilità. Secondo me questo è un fatto importante, cioè che queste persone possano accedere in maniera libera, ad esempio, a delle lezioni, delle scuole, dove possono arricchire o arricchirsi culturalmente, praticamente, di tutto quello che gli serve per diventare professionisti in un campo come che può essere l'arte, la danza o qualunque altro tipo di arte. Questo vorrei che, cioè, se fosse possibile, questa sarebbe una missione.